Alla mostra dell'artigianato. Per noi è un valore aggiunto non indifferente che il vostro paese sia qui presente alla nostra fiera. La mostra dell'artigianato è importante, e altrettanto importanti sono i rapporti che riusciamo a intrattenere e a costruire con i paesi ospiti che è presente all'interno della fiera. Tappeto persiano gli fa un svolto grande nel futuro, che non ci sia soltanto questa limitazione che per quale è stato conosciuto, ma abbia design italiano e tappeto persiano. Grazie. Grazie, intanto ringrazio appunto Cice che mi ha invitato a parlare da italiano di tappeti. Tanto mi lusinga e mi fa molto piacere. Nel 1981, quando ho creato la società, ho cercato di portare appunto innovazione. Cosa ho fatto? Subito ho cercato di specializzare la mia attività in qualche cosa, non che fosse un'attività generica. E ho pensato subito di orientarmi più sul tappeto antico, di specializzarla su quello, ma di farla anche in una formula nuova, piuttosto di avere clienti non preparati. Io preferivo avere i cataloghi. Poi nell'86 ho avuto l'intuizione c'è possibilità di innovare in qualche modo, che cosa si può fare? Io ho creato Artwork. Inizialmente l'attività, il nome della società si chiamava Il Mercante d'Oriente, portare questi monti e porta la cultura italiana a mescolarsi con la cultura iraniana. Nell'86 iniziamo le prime collaborazioni con designer, con architetti, con artisti, e dedichiamo le prime pagine del tappeto. Magari se... sì. Per cui abbiamo ad analizzare un aspetto cromatico per primo, e questi colori, questi linguaggi sono gli stessi che i produttori in questo momento inviano. In questo momento
nepalesi, grazie, stanno lottando. Io quando mando due, quando mandiamo via, Vanessa qui con me è una delle nostre designer, quando mandiamo via un progetto di un tappeto e lo mandiamo via con dei codici cromatici, qui ci sono F24, in India in questo momento, in Nepal stanno benissimo poi come tingere. Questo è un problema che sembra semplice da risolvere, invece è il problema in questo momento. Ci si domanda perché. Mm-hmm.